Buongiorno, sono Mauro Colagreco del ristorante Mirasur. Sono qua con mio fratello Agostino Iacobucci e siamo qua per fare Gelinas, che è questo evento pazzesco che io personalmente faccio dall'inizio, sempre con queste idee di Andrea Petrini totalmente fuori di testa e che alla fine sono bellissime, piuttosto in questo momento con la situazione della pandemia, che abbiamo avuto 2 anni praticamente senza vedervi, senza Stare stare insieme. insieme, è ancora più speciale. Sì, per me è la prima volta, sono onorato di stare qua con Mauro, veramente come è mio fratello. E cuciniamo insieme di più. Cuciniamo insieme. No. No, già abbiamo fatto due eventi Sì, insieme. e lui è venuto a Mirasur, io sono venuto da lui Sì. per cucinare e anche per apprendere, no? Perché No. sì. La condivisione è fondamentale, anzi io Sì. sono stato nel ristorante di Mauro, ho avuto una visione a 360 con proprio una visione totale, perché c'è una sinergia stratosferica. Che lui è un vulcano, me l'ha riportato anche a me. Qua ho avuto una svolta proprio pazzesca. Gelinas mi dà la dimostrazione che è l'evoluzione della comunità di stare insieme per riuscire a fare una convivialità di un piatto. Anche in questo caso abbiamo fatto un piatto insieme, ci siamo sentiti, ci siamo interfacciati. Per me è un grande onore e un grande piacere stare qua. Allora, è stato subito una connessione speciale con quella gente che non si spiega perché hai quella connessione. Agostino è venuto Fare lo a stage. fare una settimana da noi e subito lui ha capito quello che io volevo fare nel mio ristorante, come lo voleva fare, ma di più dell'aspetto culinario è stata una rincontra entre uomini, Sì. no? Molto importante che subito abbiamo stati legati immediatamente. Sono stato veramente bello, ho detto, mi ha aperto la mente. Prima di essere un grande chef, lui è un grande uomo e ama tanto la famiglia, il gruppo, cioè questo è fondamentale. Le origini miei del sud, della mia regione, che è la Campania, e poi vedi che lui è italo-argentino, non è, Sì, c'è però tanti c'è tanto sangue sangue del del sud sud. dell'Italia. Una bellissima persona e mi piace mantenere questo rapporto di amicizia e di fratellanza. E diciamo che questo permette esce del nostro quadro, no, di ogni giorno, dove dobbiamo rispettare qualche norme, no, diciamo, e qua siamo totalmente liberi alla creazione, anche allo sbaglio. È una performance, e una performance è quello che è bello, no? Io ricordo uno dei primi Celinas che abbiamo fatto a Anvers, abbiamo fatto una performance, il piatto nostro con la danza, con immagini che abbiamo fatti prima, e questi eventi c'è sempre quello, no? Qualcosa di diverso, qualcosa di veramente artistico. Sì, totalmente. Ma quello è quello che è bello quando c'è un rapporto anche più prossimo, no? E io ricordo il tuo tortellino sempre, non me lo voglio dimenticare mai. Napoli Lo contro l'Emilia. incredibile, di un classico ha fatto qualcosa d'unico. Quello non l'avrei capito se non aveva quella connessione, E invece devo dire una cosa, se non stavo nel suo ristorante non capivo tante cose, ma non capivo un'arte, per esempio, di una cottura delle carni, la magistrale, l'appuntino, il rispetto del prodotto, prima della materia prima, rispetto della materia e poi delle cotture. Cioè io il piccione che ho mangiato da lui, non l'ho mangiato in tutta la mia vita, il piccione più buono del mondo, come infatti lui è il primo chef al mondo.